Non ci siamo. Gli ucraini dovrebbero essere più disponibili, costruttivi. Detto da chi sta distruggendo tutto, era gelante. E conferma che Putin non vuole il dialogo e tantomeno l'incontro con Zelensky. Il portavoce del Cremlino, Peskov, esclude il cessate il fuoco e raccomanda a Kiev più dinamismo nei negoziati. Espressione che potremmo tradurre così. Arrendetevi e ne riparliamo. Non sono negoziati seri, li usano per distrarre da ciò che succede sul campo di battaglia e per far credere all'Occidente che non servono altre sanzioni. Fa sapere l'entourage di Zelensky dopo i colloqui di stamane. La Turchia insiste nel dire che un accordo è vicino, ma Israele frena, mentre fa discutere il discorso di ieri alla Knesset, in cui il leader ucraino, ebreo, ha evocato la Shoah per descrivere quel che accade. La Shoah non deve essere paragonata a nulla, dice il premier israeliano Bennett, che però aggiunge: il paese e il popolo ucraino sono in mezzo a una grave guerra, molte centinaia di morti, milioni di rifugiati. Non posso immaginare cosa si provi ad essere al posto di Zelensky. Il leader ucraino non smette di martellare gli alleati, specie l'Europa, a cui chiede di chiudere i porti alle navi mercantili russe. Ma non potete fare a meno del nostro gas. Così Mosca all'Unione Europea, che nel Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles ha aumentato a 1 miliardo di euro i finanziamenti per le armi a Kiev. Armare gli ucraini è una priorità per Biden, che ha definito Putin criminale di guerra e dittatore assassino. Appena convocato l'ambasciatore americano, le relazioni diplomatiche sono a rischio, avverte Mosca. Biden vuole pure aumentare le sanzioni, come anticipa oggi a Draghi, Macron, Scholz e Johnson, prima di attraversare l'oceano. Dopodomani il presidente degli Stati Uniti sarà a Bruxelles per una serie di vertici straordinari. E poi andrà in Polonia per vedere con i propri occhi l'esodo del popolo ucraino, umiliato e offeso.